conosciamo, ci conosciamo un po' da tempo, ci tenevamo molto a dare spazio e voce a questo tipo di distribuzioni e ad ospitare qui appunto Federico Raboni, che conduce Visionari sulla Gionda Rossa, si occupa di cinema tanto tempo, fa critica. Parla piano che te lo traduce. Oh. Ah, scusa. Parlo piano che mi devono tradurre, sì, comunque non la farò tanto lunga perché siamo molto in ritardo, per cui alle 5 cominciano i film, non siamo riusciti ad avere con noi Massimo Attani. Detto questo lascio la parola a Federico, credo che è quello. Grazie. Il tema di questo incontro dovrebbe essere la visibilità dei lavori, delle opere cinematografiche a basso costo. Io partirei da alcuni dati, nel senso l'avvento e la diffusione del digitale ha abbassato molto i costi e di conseguenza anche dato vita a una moltiplicazione delle opere cinematografiche, in particolar modo dei documentari, cioè un grosso fermento. E in questo senso festival storici si sono attrezzati e ne sono nati proprio di specifici proprio sul documentario. Di pari passo c'è una crisi di pubblico delle sale, alcune si stanno attrezzando per la proiezione appunto in digitale. Per quanto riguarda alcune realtà, mi viene ad esempio in mente distribuzione indipendente, si creano delle reti cinematografiche alternative che mettono insieme un po' diverse sale su tutto il territorio nazionale. Distribuzione indipendente ha circa una trentina di sale su tutto il territorio. E poi ci sono invece gli autori stessi che si attrezzano, per cui si portano in giro per l'Italia i loro film, e questo è legato soprattutto ad eventi mirati, quindi con la partecipazione dell'autore stesso e l'intervento, quindi la possibilità di intervenire per il pubblico, e quindi c'è un rapporto anche più diretto con lo spettatore. E di pari passo c'è anche si è aperto questo grosso canale del web, per cui c'è la possibilità anche di diffondere gratuitamente i propri lavori, e c'è la possibilità del video on demand o anche, come nel caso per esempio di distribuzioni dal basso, la possibilità di un azionariato partecipato. Io, per quanto riguarda anche gli ospiti di questo incontro, che vanno dagli autori ai distributori, e invece di fare una presentazione iniziale, e partirei proprio dal primo passo, dagli autori, visto che alcuni di noi oltre sono anche autori o hanno a che fare direttamente con gli autori, per arrivare poi attraverso poi il discorso sulla produzione anche alla distribuzione vera e propria. Potremmo procedere così, se va bene anche a voi, rispetto agli autori. Io darei anche subito la parola a chi sul discorso della creazione come primo passo ha esperienza diretta. Sono io. Sì, beh, io più che un autore sono un produttore, quindi l'esperienza, però, diciamo, hai a che fare sì, direttamente con gli autori. Di che parliamo? No, tu dicevi una cosa interessante, cioè si è moltiplicata la quantità di produzioni, di creature artistiche o di contenuti, si è un po' frastagliata la platea. In realtà io non credo che il pubblico sia minore, credo proprio che si sia ridefinita la composizione dei luoghi in cui fruire i documentari, e questa ricomposizione... Ma hai parlato della sala. Rispetto alla sala, viviamo in un paese in cui documentario e sala non si sono mai sposati particolarmente bene, per cui quello che
che mi sembra di poter vedere è che il documentario, che è l'anello debole del cinema in Italia in particolare, soffre altrettanto, anche di più, perché è un anello debole, problemi che appartengono anche al cinema di finzione, per cui un certo tipo di produzioni, un certo tipo di contenuti che hanno sempre avuto una certa difficoltà, no? Quindi ad avere accesso alla sala, adesso con la diffusione del multisala, con la dissoluzione, quasi il genocidio delle sale diffuse nel territorio, chiaro, si trovano di fronte a una situazione del tutto proibitiva. Ci sono anche segnali in controtendenza, perché in alcune città c'è stata una riappropriazione delle sale da parte di attivisti, da parte di persone che fanno cinema, da parte di fruitori, e questo aspetto qui è un aspetto che lascia ben sperare, perché poi si è visto che in quei contesti il pubblico viene a vedere i documentari, tra l'altro un pubblico interessante, perché è un pubblico attento, è quello che ci piacerebbe esistesse laddove il sistema di distribuzione del cinema non fosse lasciato totalmente in balia dei meccanismi di dumping attuati dalle multinazionali del cinema, che certamente sono una delle principali cause della difficoltà del documentario ad accedere alle sale cinematografiche, ma anche del cinema d'autore ad accedere alle sale cinematografiche. Questa riappropriazione che sta avvenendo da un po' di anni ci segnala quello che poi sospettavamo, cioè che il punto non è il pubblico, perché esiste un pubblico maturo ed è entusiasta. E tra l'altro l'esperienza qua del Cinema Aquila è un'esperienza positiva, e non di riappropriazione in senso militante, come è avvenuto in alcune sale romane, però comunque di circuito virtuoso che ha portato un altro tipo di cinema, un altro tipo di documentario a ricomparire dentro le sale. Detta questa cosa, vengo ora da Toronto, l'altro ieri a Toronto, dove c'è il Festival Hot Docs, che è uno dei più grandi festival del mondo, e una cosa che mi sconfortava era il raffrontare quello che succede lì e quello che succede qui, perché io ho visto file di un'ora e mezzo per entrare in sala a vedere i documentari, peraltro con un'ulteriore amarezza, cioè il livello medio dei documentari che vengono prodotti e distribuiti a livello internazionale non è particolarmente diverso da quello che c'è qua in Italia. Cioè, noi abbiamo un'eccellenza, una grande eccellenza nei documentari, cioè, voglio dire, non è che è tutto oro, però insomma nell'arco dell'anno riesco a contare di quello che vedo, di quello che conosco, una quindicina, ventina di produzioni notevoli in Italia, notevoli in termini artistici, contenuto, di qualità tecnica, cose che spesso vengono più apprezzate fuori che da noi. E quindi sarebbe interessante riuscire a riattivare in forme che vanno capite, riattivare questo rapporto che è stato troncato, e io credo troncato molto dall'alto. Cioè, il mio punto di vista è che se non c'è proprio una strategica, questo forse è eccessivo, diciamo dietrologico, una strategica chiusura nei confronti della diffusione dei documentari del cinema d'autore, sicuramente siamo lì vicino, forse non sono state attuate delle politiche di promozione, non dico difesa, ma di promozione e di diffusione di quello che poi dovrebbe essere il nostro orgoglio, il nostro vanto, che è la produzione di cultura. Invece poi alla fine anche in relazione alla gestione dei fondi pubblici per la distribuzione nelle sale dei film, noi vediamo che ogni anno produttori e distributori che magari gestiscono squadre di calcio o fanno il film di Natale ricevono fondi ingenti per la diffusione di opere che non avrebbero bisogno di quel sostegno e che molto spesso non fanno onore al cinema italiano. Questo è un po' il quadro. Parlavi del web, il web per me è un oggetto misterioso, soprattutto in termini economici. Non è completamente vero che la fruizione è gratuita dei documentari sul web, esiste,
esiste qualcosa, soprattutto fuori dall'Italia. Qui abbiamo, poi magari ce ne parla anche lei, ce ne sono state due o tre esperienze interessanti che non hanno avuto successo commerciale, probabilmente perché le dimensioni della distribuzione sul web non possono essere quelle di un paese, di un singolo paese, tantomeno l'Italia, che comunque sconta tutti questi problemi che abbiamo visto. E sconta anche una cultura televisiva che spesso fa contropromozione al documentario, e quindi diciamo non sempre la televisione finanzia le cose che si prestano di più alla fruizione in sala. C'è anche un po' questo, però il web è una bella scommessa, diciamo che internazionalizzato, ci sono delle piattaforme. Purtroppo parliamo di multinazionali, ma tant'è, comunque per come si sta configurando il web, le vie della fruizione in parte stanno scavalcando alcune barriere di tipo contenutistico o di linguaggio, perché la fruizione diretta ancora al momento permette di valutare un film in base a quanto viene apprezzato dal pubblico, molto di più di quanto non sia rispetto alla promozione commerciale, ecco. Poi non so che altro dire, ho detto anche troppo. No, rispetto al fermento dell'opera documentaria che insomma dicevo all'inizio, due aspetti sono piuttosto interessanti: l'internazionalizzazione delle tematiche, perché ci sono tanti autori italiani che vanno in giro per il mondo e raccontano storie al di fuori dei nostri confini, il che dà anche un altro tipo di respiro a questi lavori. Mi sono perso. L'internazionalizzazione è una bella domanda, io su questo ho da dire. Sì, no, poi volevo chiederti anche rispetto all'esperienza su WS, visto che insomma non tutti conoscono questa esperienza, come lavorate voi rispetto all'opera cinematografica? No, partiamo dall'internazionalizzazione. I temi internazionali sono interessanti in sé, nel senso che ogni storia ha una sua forza, una sua bellezza, il panorama internazionale è più vasto, quindi c'è una maggiore vastità di storie da raccontare, e è impensabile in questi decenni affrontare la realtà soltanto da un punto di vista nazionale. Peraltro io avrei difficoltà anche a collocarmi all'interno di un panorama italiano, nel senso che per me, soprattutto in termini creativi, esiste una dimensione locale e una dimensione globale. Quanto al sistema Italia, sistema paese, le differenze all'interno del nostro paese sono così gigantesche che riuscire a definire il panorama italiano come un panorama unitario sembra proibitivo, cioè sembra una forzatura, insomma. Detto questo, c'è un motivo di carattere commerciale, economico, per cui una produzione indipendente, io produco da 12, 13, 14 anni, non lo so. Inizialmente noi ci siamo molto focalizzati su tematiche nazionali e molto sul Medio Oriente per ragioni storiche, diciamo, di composizione del nostro gruppo di lavoro. Gradualmente le tematiche italiane sono andate a morire, cioè le conto sulle dita di una mano, i temi locali affrontati o appunto tra virgolette italiani. Il motivo è commerciale, cioè il mercato italiano è talmente asfittico che poter finanziare in un modo dignitoso, dico dignitoso, una produzione è una scommessa quasi, spesso quasi irrealizzabile, per cui poi succede che le tematiche internazionali hanno la possibilità di attingere a risorse globali e non a risorse nazionali. Siccome siamo un paese africano in termini di finanziamento al documentario, e levo il Sudafrica e levo alcuni paesi del Nord Africa, è evidente che con i budget che derivano dalla televisione italiana, dai fondi istituzionali, dai fondi regionali, pensare di produrre un documentario di dimensioni economiche, perché questo spesso conta, non sempre, no? Non tutti i documentari devono essere costosi, cioè, su questo siamo d'accordo, cioè, però fatto conto, diciamo, una quantità di
corposa di documentari non si può immaginare di fare soltanto produzioni a basso costo, perché ci si limita in termini creativi e produttivi soltanto a una famiglia di documentari, ed è un peccato limitarsi, insomma. Quindi andare ad attingere alle risorse globali per un film è diciamo, lo scatto naturale che si fa quando si cerca di proseguire nel proprio lavoro. E poi non è sempre facile comunque, perché in genere ci si trova dentro un contesto in cui chiunque produca un film fuori dall'Italia cerchi di accedere a meccanismi di coproduzione o al finanziamento attraverso televisioni di altri paesi, deve avere una forte base territoriale in termini economici, cioè ti si chiede che una parte consistente del budget sia già coperta e sia coperta dal proprio paese di provenienza. Quindi poi l'italiano che va ai mercati internazionali generalmente viene evitato dai compratori, perché o sta millantando delle risorse che non ha, o in genere ha una condizione di costruzione del budget poco rassicurante, ecco, poco rassicurante. Quindi, insomma, l'internazionalizzazione è un po' legata anche a quello, ecco, questo è il termine. E poi no, è chiaro che viviamo in un tempo in cui non immaginare che appunto il locale e il globale siano strettamente collegati è sbagliato, perché veramente cade una goccia in Cina e da noi cade un tetto, cioè è così, per cui è bello riuscire ad avere una visione generale delle cose, e il documentario, cioè, anche quello è una parte essenziale, no? Secondo me, della natura del documentario, non dare informazione, non è quello il suo mestiere, anche se l'informazione passa attraverso i documentari, però riuscire ad avere una visione d'insieme dell'andamento delle cose nella contemporaneità o anche nell'analisi storica, ma attraverso una visione globale, questo è un suo compito, uno dei suoi elementi istituzionali, ecco. Non è un caso, a proposito di internazionalizzazione, che molti dei documentari italiani prodotti all'estero sono prodotti da televisioni per lo più nord europee, insomma. E l'altro punto che interessante che notavo rispetto alla qualità del documentario italiano è sempre di più la mescolanza tra realtà e finzione, e che crea dei prodotti ibridi molto interessanti da questo punto di vista.